Oggi rivendichiamo intanto un rinnovo contrattuale che manca da quasi 4 anni. Le prospettive di questo contratto sono veramente inique, come dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della riorganizzazione del lavoro. Si parla di un avanzamento di carriera attraverso una formazione, un percorso di formazione obbligatorio per 3 anni, senza il quale non si può passare alla fascia stipendiale. Sempre più la nostra professione, il nostro lavoro è legato all'acquisizione delle competenze, ma sono delle competenze che sono più legate all'addestramento dei ragazzi, tant'è vero che la scuola secondaria di secondo grado abbiamo proprio un rapporto molto stretto con il mondo del lavoro, cosa che noi pensiamo non sia così come è stata strutturata. Rivendichiamo l'inefficacia, l'inefficienza di questa modalità. Siamo contro le prove invalsi, appunto, che servono a attestare semplicemente standard di acquisizioni che, visto che un paese così variegato da nord a sud, nella stessa città, tra quartiere e quartiere, queste prove invalsi non testano assolutamente nulla. Siamo contro un nuovo procedimento di reclutamento del personale della scuola iniquo, un percorso a ostacoli per i colleghi precari, molti dei quali hanno una grandissima professionalità acquisita da anni di precariato, quindi riteniamo che per i colleghi che hanno almeno 3 anni di servizio vada immediatamente sanata la loro posizione, devono essere messi in ruolo perché sul campo dopo 3 anni hanno veramente acquisito grandissime competenze. Tutto il mondo della scuola ha trovato nella guerra una cosa molto negativa. Noi contestiamo questa distribuzione di soldi e di armi all'Ucraina. Perché? Perché nella scuola parliamo di pace, noi cerchiamo di costruire percorsi di pace con i nostri ragazzi, mentre tutto intorno a noi e il nostro governo dà segnali completamente diversi.